nuova scuola è una pista ciclabile che collega la frazione di Scannabue a Palazzo Pignano, che i bambini potranno percorrere non con semplici bici, ma con i risciò, le bici a quattro ruote con tettuccio, tipico delle stazioni balneari. Palazzo Pignano, comune di neanche 4.000 abitanti, è riuscito laddove molti altri comuni hanno fallito. Tanti progetti e idee per cambiare volto al paese sono stati premiati, anche a livello economico, partendo da un investimento su quello che è il futuro del nostro paese, i bambini. Il piccolo comune ha infatti ottenuto di poter sforare dal patto di stabilità per 1.300.000 euro per realizzare un nuovo polo scolastico che sarà pronto entro l'anno prossimo. La scuola di Palazzo Pignano infatti non dispone di una mensa interna, ogni anno rischia di non avere un numero sufficiente di iscritti per formare le classi e non dispone di palestra e biblioteca. A neanche 2 chilometri di distanza si trova, nella frazione di Scannabue, una scuola elementare. L'idea del comune, che ha avuto l'avallo dal governo, è stato quello di costruire un nuovo plesso scolastico a fianco della scuola esistente a Scannabue. I tre progetti riguardano: uno, la scuola nuova, per cui verrà costruita di fianco all'attuale di Scannabue un nuovo blocco in grado di contenere circa 100 bambini. Oltre alle aule, alle 5 aule e alla mensa, avrà anche un'aula polifunzionale, quindi che avrà una funzione di servizio per quanto riguarda convegni o incontri. Il costo di questa scuola, siamo partiti da 1.300.000, finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti con un mutuo. Alla fine, fra ribasso d'asta, con un risparmio di circa 300.000 euro, e un contributo a fondo perduto, grazie a un bando al quale abbiamo partecipato di 250.000 euro, i costi si ridurranno quasi dimezzato il costo della, grazie a questi interventi, della scuola nuova. Ma il Comune ha partecipato anche al bando Scuole Sicure ed ottenuto un contributo di 150.000 euro a fondo perduto su una spesa di 200.000 euro per interventi sulle scuole esistenti. Perciò saranno abbattute nella scuola di Scannabue le barriere architettoniche, costruito un ascensore e allargata la biblioteca. Un altro finanziamento di 50.000 euro su una spesa di 100.000 è stato ottenuto per dotare la palestrina della scuola di spogliatoi e servizi igienici, di cui era priva. Ma il progetto più innovativo, che ha portato il piccolo comune del Cremasco agli onori della cronaca nazionale, perché è il primo in Italia ad averlo proposto e ad avere i finanziamenti per realizzarlo, è il bicibus scuola con i risciò. L'idea è stata premiata dal bando sulla sicurezza stradale con un finanziamento di 76.000 euro per realizzare una pista ciclabile che colleghi Palazzo Pignano a Scannabue. Come la scuola di Palazzo verrà trasferita tutta a Scannabue, permetterà a chi vorrà di andare a scuola in piena sicurezza con questa ciclabile. Ma non solo, ci sarà sempre il servizio dello scuolabus che porterà i ragazzi di Palazzo a Scannabue. Ma siccome il nostro comune ha aderito al progetto Piedibus Scuola, cioè i bambini che vanno a piedi a scuola, ma l'ASL ha imposto che non si passi 1,2 chilometri, con l'ASL abbiamo ideato un progetto di bicibus scuola. Cosa vuol dire? Che i bambini, insieme a dei volontari, con dei risciò tipo quelli che vediamo al mare a quattro posti, andranno con lo slogan "andiamo a scuola divertendoci", da Palazzo andranno a Scannabue, frequentando, passando per questa ciclabile. Ma noi vogliamo andare oltre con questo bicibus scuola, perché quando le scuole saranno chiuse, praticamente il sabato e domenica e durante le vacanze estive pasquali, questi risciò verranno serviti per i turisti che verranno. Quindi potranno visitare l'antiquario, gli scavi e fare il giro del nostro comune con questi risciò. Tra le frazioni di Palazzo e Scannabue si trova una pieve romanica del 1000 ed un sito archeologico del III e IV secolo d.C. dall'inestimabile valore storico. Sono ancora evidenti le tracce e i resti di un'antica villa nobiliare romana. Contemporaneo quindi alla uscita da Roma di alcune famiglie nobili che faceva parte della nobiltà oppure anche dei capi degli eserciti, che si sono scelti ville all'esterno di Roma lungo i territori così lontani per stare in pace ma anche per pagare meno tasse secondo loro. Si sono stabiliti qui e hanno costruito questa grandiosa villa enorme. E questo luogo è importante anche perché c'è alle nostre spalle l'abside di una basilica paleocristiana che testimonia che nell'anno 1000 il Palazzo Pignano era un grande centro con
zone che possiamo chiamare così il castello, l'ospedale, vuol dire che aveva mantenuto lungo i secoli una sua importanza storica.